la vita è così incasinata e ci dimentichiamo degli eventi più importanti, come ad esempio il primo concerto di Eva. E mi sono dimenticata di farle un regalo. Ehi, questi fiori andranno bene. Li adorerà. Ma sono tutt'altro che originali. Ehi, Eva! Ma cosa ti è successo? Quando piove è un disastro. Oh. Questo mi potrebbe servire. Vuoi riutilizzare un ombrello rotto? Riattacca il tessuto. Ora prendi un mazzo di fiori e attaccane un po' su ogni pannello. E infine un bel nastro è perfetto. E terrà tutto fermo. Fa un fiocco e hai fatto! Eva è fantastica lassù! Grazie per essere venuti, ragazzi! Accidenti, ma sono stupendi! Bravo! Oh, wow, guarda qua! Hanno una bustina di patatine e ora ci mettono dentro della roba. Pomodori, cipolle fresche, un po' di formaggio. Oh, è un uovo! Ora lo scuotono per bene. Non ci credo! Ma cosa? Lo fanno bollire! È diventato un rotolo! Ora lo tagliano e poi lo intingono nelle salse. Ok, dobbiamo assolutamente provarlo. Sto morendo di fame. Oddio, c'è già una cloche pronta per noi. Aspetta, ma cos'è? Vediamo che c'è dentro. Una bella moneta. Scommetto che possiamo comprarci tutto quello di cui abbiamo... Ops! Ma no, hai perso la moneta! Ok, va bene, ora che facciamo? Aspetta, mi è venuta una super idea. Aspettami qui. Io almeno non è arrabbiata. Aspetta, non ci credo, un'altra! Ottimo, il pacchetto di patatine che ci serviva. Ok, devo trovare dei soldi. Non qui. Che odorino. Belle salate croccanti. Scusate, do un attimo un'occhiata qui. Oh, che buone. Che fame che ho. Scusate, servono più a me che a voi. Oh no, sta tornando, nascondi le prove. Eo, è stato faticoso, ma ho trovato le patatine. Oddio, davvero faticoso. Anzi, ok, ma ora siamo pronte, giusto? Certo che sì, aggiungiamo gli ingredienti. Formaggio e cipolla. E i pomodori, non li dimentichiamo. E ora rompo l'uovo nel pacchetto con cautela. Divertente! Ora chiudo la busta e gli do una bella agitata. E ora in pentola si cuoce! Oh no, non è un fornello questo! E ora come facciamo a cuocerlo? Ehi, possiamo scaldarla con le mani, così! Ah, scotta! Veloce, dammi la pentola! Oh, ottimo lavoro! Ok, basta! Ah, ma mi vanno ancora a fuoco le mani! Ok! Eo, molto meglio! Guarda, il nostro snack è pronto! Bellissimo! Tagliamo la fetta e per fortuna non ci serve il coltello. Aggiungiamo un po' di erbette. Che carino che è! Sei pronta per assaggiarlo? Secondo me è delizioso. Oh wow, buonissimo! Che idea geniale! Sarà una bella festa! Wow, che bello! Ci divertiremo un sacco. Vuoi un drink? Limonata rosa! Non male! Non riesco ad aprirla. Il mio dentista mi odierà. Aia! Cosa? Voglio berlo! Non funzionerà. Inizia a innervosirmi. Che scemenza! Io non mollo. Deve pure esserci un modo per aprire la bottiglia. Cosa fai? Dammi la bottiglia. Guarda qui. Pronta? Cosa? Come? Eccoti qua. Wow! Ma la mia non è aperta. Oh, alla salute! Prova la mia. Grazie! Che la festa abbia inizio! Questa vita è incastrata! Wow! I miei fogli! Perché c'è questa roba in mezzo al pavimento? Colpa mia! Grazie mille, Kevin! Ho rovinato i miei occhiali! Cosa c'è? Hai idea di quanto possano costare? Sto rovinando la tua giornata, vero?
Ma forse potrei aggiustarli. Vediamo un po'. Questo di sicuro non va bene. Credo di non poterti aiutare molto, in effetti. Chissà se queste graffette possono aiutare. La misura è giusta. Iniziate raddrizzando un'estremità. Con un martello appiattite l'estremità per renderla piatta. Ora la potete usare come un mini cacciavite. Una volta che la vite è inserita, stringetela con il vostro nuovo strumento. Credo di aver risolto. Provali. Ok. Sono ancora più comodi di prima. Grazie, Kevin. Oh, oddio, sono stanca. Sì, questo dobbiamo troppo farlo. Oh, c'è già la cloche. Wow, che bell'aspetto questa anguria. Oh, si è addormentata. Ehi, svegliati! Non è l'ora del pisolino! Dai, ma devo farlo da sola! Mi è venuta un'idea! Ehi! Oddio, ma che succede? Sei incinta! No, non vedo l'ora che nasca! Aspetta, calmati, è solo uno scherzo, non sono incinta! O meglio, sono incinta, ma... di un'anguria! Wow, non male come bambino! So cosa dobbiamo farci! Dammi! Ehi, ma che fai? Abbiamo solo questo! Non ti preoccupare, so cosa faccio. Ho anche una fascia. Ha! Pronta per tagliarlo in mille pezzi? Yeah! Ah! Oh mio Dio, sei fuori controllo! Stai attenta! E tac, e tac. Ha! Basta, basta, fermati! Certo, non ti sei nemmeno guardata il video. Ok, ecco l'anguria. Ok, ok. Tolgono la buccia col coltello. Oh, ne lasciano un pezzo al centro. E ora tolgono delle fette di anguria. Non capisco bene dove vogliono arrivare. Oh, ora lo tagliano a fettine. Oh, ho capito, saranno carinissimi. Infatti, guarda che bel piatto di anguria, bellissimo. Wow, non ci credo. Già lo hai fatto, pazzesco. Esatto, vedi, ora hai capito perché ti ho fermata. Fammi assaggiare. Wow, questa sì che è una buona anguria. Dolce e succosa. Chissà che succede nel prossimo video. Guarda il caramello, sembra buonissimo. E la cioccolata. Ma che fanno? Lo mettono nell'acqua col ghiaccio. Ah sì, così il caramello rimane morbido sotto alla cioccolata. Bel trucchetto, eh? Cavolo, ma abbiamo finito i popcorn, non ci sono più. Uffa, ma io ho ancora fame. Aspetta, certo, il video. Wow, la magia ci ha ascoltate. E ci ha già consegnato tutto. Ok, vediamo un po' che abbiamo qui sotto. Banane e mirtilli! Oh sì, mica male, eh? Io assaggio! Wow, ora intingo anche questo! Oh sì, saranno buonissimi! Apriamo anche questa! C'è l'acqua ghiacciata, immergiamoli! Direi che sono pronti! Ora che si sono freddati, assaggiamo finalmente! Oddio, addirittura più buono di quanto pensassi! Vero, la mia banana è buonissima! Aspetta, credo di avere un'idea! E se provassi con un cetriolino? Oh sì, sono un genio! Ora lo intingo! Oh sì, proprio così! E ora nel ghiaccio! Assaggiamo! Delizioso! Mamma mia! Tieni, assaggia! Beh, ma no, allontanati da me, che schifo! Comunque, io ho la mia cipolla, che mi serve il cetriolino! Intingiamo! Tieniti il tuo cetriolino! Ah, guarda qua, bellissima! E ora diamo un bel morso! Ma non è cattiva, anzi è buonissima, l'adoro! A me basta il mio cetriolino, grazie! Devo dire che è andata bene, eh? Sì, e a ciascuno il suo! Che bella giornata, ho speso troppo però! Ne valsa la pena, Betty, guarda c'è Liam! Liam, ciao! Ehi! Betty? Oh mio Dio! Devi fare qualcosa. Aspetta, non posso cambiarmi per strada. Ti aiuterò io. Stai scherzando? No. Almeno ci ho provato. Ci deve essere qualcosa che possiamo usare. Possiamo usare questo portaabiti. Grande idea. Ci entrerò dentro e mi cambierò. Devi sbrigarti.
Tieni, prendi questi. Mi sento come un mago. Ehi, ragazze, che bello vedervi. Sì, sul serio. Volete prendere un caffè? Ben fatto. Oh, posso sedermi qui. Mi limiterò a disfare le mie cose e poi a lavorare sull'abbronzatura. Ma cosa indossi? Sul serio? Non riesci a non copiarmi? Ho comprato questa prima di te e lo sai. Fa nulla, non rovinerà la mia giornata. Ah, che bella sensazione, che caldo. Non può essere. Sei tremenda. Oh, ciao. Chi è quello? Le cose sono appena cambiate per il meglio. Aspetta, Annie? Ehi, l'ho visto per prima io. Ora basta. Che sta facendo, Betty? No! Ora ci penso io. Come fa a camminare a rallentatore? Un piccolo movimento di capelli e non potrà resistermi. Eh? Perché non mi guarda? Ma non è mai successo prima. Ehi, come va? Ah, lo sapevo! Non è divertente? Guarda e impara. Ecco come si fa. Vado a fare una bella nuotata. Sta guardando? Bene. Wow! Funziona ogni volta. Wow! Perché fa così freddo? Oh mio Dio, il pezzo di sopra! Devo rimettermelo subito! Non preoccuparti, non credo che nessuno abbia visto. Devi solo allacciare correttamente il bikini. Legalo sul retro e poi avvolgi le cinghie. Poi annodalo davanti. Assicurati solo che il nodo sia bello stretto. Poi basta infilare le cinghie. Grazie mille! Amiche, ora va meglio. Bene! Mangiamo qualcosa? State bene, ragazzi. Sono invitato anch'io? No. Tanto non volevo venirci. Ah, com'è difficile. Prendo questo qui. Non vedo l'ora. Che buoni. Ok, è solo una barretta di cioccolata. Tutti seduti. Ehi! Ma quella è cioccolata. Conosci le regole. Sul serio? Pensavo fosse un brutto scherzo. Niente cibo. Come fai a non saperlo? Via, subito. Ok. Anche il resto. Ma che spreco! E va bene. Contento. Non prendermi in giro, svuota la borsa. Non è mica giusto. Non mi hai convinto. C'è qualcosa che non va. Non ho idea di cosa stia parlando. Proprio come sospettavo. Cosa? Come hai fatto? Nel cestino della spazzatura. Beccata. Perché sei così contenta? Dovresti averne anche tu una. Che buona. Ma che fai? Sono caramelle, ora ti mostro il mio segreto. Togli la gomma dalla matita. Poi metti una cannuccia sulla matita. Taglia il resto della cannuccia e lascia un piccolo spazietto sopra. Poi avrai bisogno di una candela. Scalda un orsetto gommoso sulla candela. Usa un cucchiaino per farlo. Attendi finché l'orsetto non si scioglie. Poi versa la gelatina liquida nella cannuccia. Non rovesciarla, fa attenzione! Aspetta che si asciughi. Poi togli la cannuccia. Wow, anche io! Grazie! Wow, non male! Stai mangiando la gomma? Come fai? I ragazzi proprio non li capisco. Adesso aggiungerò altri confetti. Emma adorerà questa torta di compleanno. Ah, penso sia la migliore che io abbia mai fatto.
Ehi, guarda che torta! Devo assaggiarla! Sì, è proprio buona! Tu vieni con me, torta! Ah, Thomas, fermo lì! Oh, no! Oh, la mia torta! Mi dispiace, sistemerò tutto! Guarda, è come nuova! Non è una torta, è un ammasso informe! No, non piangere! Guarda, c'è persino la candelina! Era la torta per Emma e adesso è rovinata! Accidenti, non volevo rovinarle la torta! Beh, ma ci sono ancora degli ingredienti! Forse so come rimediare! Sciolgo il cioccolato con il phon! Sembra buono! Ma non posso mangiarlo, non ancora! Ok, fatto! Aggiungo questi mini marshmallow! Li metterò nel cioccolato! Li mescolo finché non sono tutti ricoperti di cioccolato! Assomigliano ai cereali immersi nel cioccolato al latte! Metto tutto in una teglia! Perfetto! Ci sta tutto! E aggiungo dei confetti per un tocco di colore! Bene! Sono abbastanza bravo! Dopo che si è raffreddata si può mangiare! Barrette al cioccolato e marshmallow! E la candela è il tocco finale! Wow! Ma come hai fatto? Mi dispiaceva per la torta, quindi ho fatto queste per la festa! Che spettacolo! Dai, andiamo alla festa! Ma perché la chimica è così difficile? Forse se mangio ci capirò qualcosa in più! Il cioccolato è proprio ciò che ci vuole! Ed è la giusta quantità, direi! Mamma, è solo un po' di zucchero! Non finché non avrai finito i compiti! Lizzie, devi concentrarti! Intendi su questa ciotola di dolcetti? Sul serio? Ma tutte le mamme sono così severe! Mi serve solo un po' più di furbizia! Vedi questa grande spazzola? Beh, dentro è vuota! Quindi basta versarci dentro i dolcetti! Ma cosa stai combinando? Spero non siano dei dolci! Presto tutti dentro! E fa finta di studiare! Qui non c'è niente! Questi sono i tuoi compiti? Dolci? Non impari mai, vero? Ma sono più intelligente di quello che pensi! Nascondiglio segreto in arrivo! Venite da mamma! Ma come sono buoni! Se la mamma non lo sa, male non le farà! Wow, guarda com'è concentrato Steven! Un po' di unto non ostacolerà il mio punteggio! Evviva la caffeina! Zombie, adesso morirete! Ci vediamo tra qualche ora? Ma da quant'è che stai giocando? Steven, sto parlando con te! Quando è l'ultima volta che hai fatto il bucato? Questo posto fa schifo! Sono stato impegnato col gioco! Fa un attimo il serio! Che rottura! Dai, muori! Sono quasi le 19. Lana tornerà a casa da un momento all'altro. Presi! C'entrerete qua dentro, giusto? Perché pulire quando puoi semplicemente stipare? Oh, devo svuotare il tavolo. Non voglio farmi sgamare. Oh, ehi, Lana!
Vedi, basta soltanto un po' di impegno. Non posso dire lo stesso per il termostato, ma ok, fa troppo caldo per la giacca. Oh, ma che cos'è? Oddio, è un morto! Oh, devo portare via questa roba! Posso respirare dalla bocca, giusto? Quel bucato potrebbe uccidere un cavallo! Ma perché non fai il bucato? Oh, aspetta un attimo! So io come eliminare il fetore! Per prima cosa, sì, apri un assorbente. Assicurati di aprire anche le ali. Quindi versaci un tappo pieno di ammorbidente. Adesso sei pronto! Che buon profumo! E lo infilerò nell'armadio. Che inizi lo spettacolo! Ma Steven non è ancora fuori dai guai. Ehi, Steven! Spero a tutti piacciano le patatine. Dovrebbero essere abbastanza. Il primo invitato! Pronti a fare festa? Ma quante persone sono? Oh, non abbuffatevi subito, ragazzi! Oh no! Hanno svuotato il tavolo! Non ci credo! Non è rimasta neanche una briciola! Resti di una tavola imbandita! Sembrano affamati! No! Ehi! Ragazzi, ma avete pranzato! Wow! Per poco non mi facevano secca! Che posso dargli da mangiare? Vediamo un po' lì. Oh, queste me le ero perse. Facciamo qualcosa di più elaborato. Waffle alle caramelle. Sembrano carini, vero? Metti un bastoncino in ogni parte, così sono comodi da tenere in mano. Qualche minuto e... waffle alle caramelle! Wow! Ok, ragazzi, non mi mangiate. Avete ancora fame? Sembrano buoni, eh? Direi che hanno approvato. E vai! Ce n'è anche uno per me! Gnam! Pazzesca! Dovresti organizzare feste per lavoro. Dici? Oh no! Tutta rovesciata! Oh, ora diventa tutto appiccicoso! Non ti preoccupare, pulisco io! Aspetta! So benissimo cosa fare! Questa anguria ci svolterà la giornata! Hai un'anguria a portata di mano? Mettila in piedi e svuotala con attenzione! Poi inserisci un rubinetto! Sì, sul fondo! E poi mettici la tua bevanda preferita! Ci entrano 2 litri! E vai! Abbiamo fatto! Ragazzi, sembrate assetati! Riempiamo questi bicchieri! Prima io! A che servono le bottiglie se hai la frutta? Pratico eppure bello! Ce n'è per tutti! Alla nostra! Adesso io! A stasera, mamma! Stop! Non hai cibo con te, vero? Ah, proprio come pensavo. Niente cibo qui. Ok, allora niente. Arrivederci a mai più. Wow! Aia, che male! Oh no, le mie caramelle! Ti aiuto io. Ciao. Ciao a te, che belli i tuoi baffi. Grazie, me li sono fatti io. E niente cibo qui. Oh, ma non è giusto! Mi sa che me li raccolgo da sola. Aspetta! Ho avuto un'idea geniale! Togli le setole dal pettine. Poi mettici le caramelle e rimetti le setole sul manico. Ecco la tua scorta segreta di caramelle. Devo avere i capelli in ordine.
Ancora tu! Fermi! Spero tu non stia cercando ancora di intrufolare cibo, non me lo sognerei mai! Ok, puoi entrare in piscina, grazie mille! Che giornata! Pronto? Mamma, che c'è per cena? Non ci credo, cosa non si fa per le caramelle? Ma come dico io, spazzola via i problemi! Ora ho tutte le caramelle che voglio! Miam! Tutto più bello della giornata all'ora dello snack! Sarà buonissimo! E ci metto sopra un uovo! Ora sì che è un sandwich! Ehi, dove pensi di andare? Oh no! Ok, se la metti così... Wow! Ehi, calmati! Questo è mio! Ti faccio un altro uovo! Ma prima ho bisogno di un po' d'aglio! Disegna un quadrato con l'aglio nella padella! Così! Poi versaci l'uovo! L'aglio fa da barriera! Così avrai un uovo quadrato! Provalo! Non scivola! E ora finalmente posso mangiarlo! Com'è? Buonissimo, te ne sei guadagnato un morso! Delizioso! Ah, che bella vista! È il giorno perfetto per un'escursione! Sai, non è poi così male! Fermiamoci qui! Betty, dov'è la tua borsa? Torno subito! Succede ogni volta! Fatto! Ok, immagino che può andare! Tiriamo fuori le cose! Ehi, Betty, mi aiuti? Scusa, stavo ammirando il panorama. Dovremmo cominciare a preparare il cibo. Io la carbonella e io i miei occhiali da sole. Questo sarà fresco e dissetante. Ah, come sono carina! L'illuminazione è perfetta. Betty? Hai il cibo? Oh, giusto! Spero ti piacciono gli hot dog. E poi? Cos'altro hai preso? Basta? Cosa intendi? La grigliata? Oh, a proposito... Non entra nello zaino. Puoi prendere tu questo? Puoi contare su di me? Penso che siamo pronte per andare. Non ci va proprio. Mi serve spazio per i miei trucchi. Aspettami! Ups! Avrei dovuto sapere che sarebbe successo. Ma ho un'idea! Ho solo bisogno di questi. Metterò lo dog nello spiedo. Ecco! Ora dobbiamo aspettare che il sole li cuocia. Non ci vorrà molto. Non credo che funzionerà. Aspetta un attimo. Penso di sapere come risolvere il problema. Taglierò l'anguria a metà, poi toglierò la polpa. Com'è buona! Ok, ora ho un'anguria vuota. Metterò dentro un foglio di alluminio. Quindi aggiungerò un po' di carbonella. Farò dei fori nell'anguria con degli spiedini. E ne metterò ancora un po'. Devo creare una griglia. Adesso ci metto sopra gli hot dog. E aspetto che si cuociano. Che profumo delizioso! Ecco qui! Wow! È delizioso! È valsa la pena aspettare! Oh, so io cosa possiamo cucinare! Cosa? Aspetta! Che ne pensi? Ci penserò io al cibo! Era la grande sera! Sono le mie ascelle? Questo dovrebbe aiutarmi. Ecco fatto. Sarà qui da un momento all'altro. E ora? Mettiti qui, piccoletto. Sta arrivando. Ehi! Ciao! Tesoro, non immagini quello che mi è successo. Perché non mangi un po' di dolce? Ok, allora ero al lavoro oggi e praticamente... Non l'hai ingoiato, vero? Che c'è? Non hai visto l'anello?
L'ho messo nel dessert. Oh, non va affatto bene. No. La tua collana. Che cosa? E niente. Aspetta. Vedi questa piccola piastra? Avvolgila con la carta da forno e attaccaci delle perline all'interno. E chiudi. Oh, figo! Adesso togliamo la striscia e l'avvolgiamo attorno a un pennarello. Si è indurita, vedi? Betty! Che c'è? Oh! Mi renderai l'uomo più felice al mondo, mi sposerai? Oh! Oh! Che c'è? Sorridi, tesoro! Fammi aggiustare i capelli, vai! Facciamone una insieme! Verrà bene! Ne sono sicura! Diamo un'occhiata! Oh, è adorabile! Lo so! Mamma! Sarà fantastico! Sei tornata! Che giornata! Ma ho le foto! Mamma, non dovevi! Possiamo usare questa mini stampante! Userò l'app sul mio telefono per selezionare il filtro. Quindi premerò stampa. Wow! Guarda! Sei tu! Non è sorprendente quello che può fare la tecnologia? Voglio provare. Ce l'ho fatta! Sono troppo belle! Aspetta che le mie amiche le vedano. No, siamo così belle! Oh, ho dimenticato il compleanno di mamma! Dovrei avere qualcosa qui dentro. Anche no. Dovrei avere qualche spiccio da qualche parte. Vediamo. Bingo! È ora di fare acquisti. Posso permettermi un telefono? Una nuova auto? Magari una rosa? Grazie, alla prossima. Hai qualcosa per 2 euro? Ho appena venduto il mio ultimo bouquet. Oh, accidenti! Beh, ti sono rimasti dei petali. In realtà, so cosa farci. Non devi buttare più via i petali. Dipingili con uno strato di smalto trasparente. Poi infilali sotto la luce UV. Così va bene. Adesso li attaccherò a questo orecchino. Figo, vero? Che carini! Mamma! Oh, ciao, Betty! Ho qualcosa per te, mamma! Oh, ma quanto sei dolce! Sei così cara! E così originale! Grazie! Ti amo, tesoro! È ora di cambiare! Gioielli fighissimi! Venite prima che finiscano! Fatemi vedere le mani! Tu sei ok? Il prossimo! Cosa pensi di fare? Niente cibo qui! No, ma dai! Cosa posso fare? O la piscina o le patatine? No, io me ne vado! Wow, ma che gli succede? Questi non potrò portarli dentro, vero? Forse posso usare il mio charm! Oppure usare questa ciambella! Secondo me funzionerà! Gira la ciambella! Poi ti servirà del nastro adesivo e la tua barretta! Attacca tutte le barrette alla ciambella con lo scotch! Carino, eh? Comportati come se niente fosse e non sospetterà nulla! Si fermi qui, madame! Devo controllare se ha da mangiare! Speriamo funzioni! Se hai del cibo con te lo troverò subito! Oh no! Fa caldino qui, eh? No! Non può entrare! Questa spilletta non va bene! Oh, questa? Certo! Guarda, un hamburger e mi fa molto arrabbiare! È solo una spilletta! Sempre cibo è! Digli addio! Ora puoi entrare! Wow, com'è severo! È andata via! Che carina, questa me la tengo! Io! Ce l'ho fatta! Una bella giornata in piscina e degli snack deliziosi! Da cosa comincio? Me lo sono proprio guadagnato! Oh, ma non mi va di darveli!
Sono piuttosto affamata, potrei mangiare qualcosa. Le pozioni dovranno aspettare. Ho bisogno di cibo. Che diavolo succede qui? Che strano, ed è anche inquietante. Non posso mangiare questi. Oh, quell'uovo non ha una faccetta. Funzionerà. Allora, che cosa posso fare con questo uovo? Forse c'è qualcosa in questo libro di ricette magiche. Ecco una ricetta per le uova all'occhio di bue. Aspetta, 3 uova, ne ho soltanto uno. Ho questo vasetto di terriccio, però. Sì, penso di avere la soluzione. Nel terriccio va il uovo. Adesso aggiungerò un po' d'acqua. E adesso devo solo aspettare e vedere che cosa cresce. Spero non ci voglia troppo perché ho fame. È una pianta magica, però, quindi forse ci metterà poco. Guarda, è cresciuta! È ora di fare un po' di magia. Ta-da! Sembrano buonissimi. Delle uova gommose, deliziose. Ne è valsa davvero la pena. Non è carina questa fascia. È meglio che mi tolga il trucco. Ciao, dischetti di cotone. Ehi! Dai! Beh, volevi un dischetto di cotone o no? Ma quello era un dischetto di cotone? Ed ecco che va! Scommetto che dietro tutto questo c'è Sofia. Perché piovono dischetti di cotone? Come ci sono entrati qui dentro? Aspetta un attimo! Hai una vecchia lattina di Pringles? Disegna una forma U nella parte inferiore. Quindi taglia lungo la linea con un taglierino. Punta sempre la lama lontano. Ora tira fuori il pezzo. E rimetti la lattina in posizione verticale. Ora coprila con della carta. Ed hai finito! Ora aggiungi una pila di dischetti di cotone. E ora niente più esplosioni! Che bel modo di riciclare, non è vero? Oh, che bello quello spettacolo! Avevano dei bei tatuaggi come questo? Cosa vuoi? Anch'io, devo averne uno anch'io! Basta, andrò subito a farmelo! David è improvvisamente così attraente. Ciao, posso toccarlo? Au! Fa male? No, non proprio. Fa malissimo! Che mi stai facendo? Non abbiamo cominciato, vero? Ups. Pronto? Credo di sì. Oh cielo, sta succedendo sul serio! No. No, sei così coraggioso. Vorrei avere anch'io un bel tatuaggio. Ma almeno posso fingere. Guarda! Non è niente di che. Non come il mio. Oh! E adesso? Posso ancora impressionarlo. Vedi questo coso? Sì, posso farlo girare molto velocemente. No, non funziona. Come posso attirare l'attenzione di David? Lo so! Ehi, questo vestito mi sta proprio bene, vero? Voglio dire, insomma... Ah, sono senza speranza! Aspetta, penso di sapere cosa fare. Prendi una graffetta e ritaglia le estremità in questo modo. Ti troverai con tanti pezzi come questi. Te ne serviranno solo 4. Oh, che bei piercing! E ne hai così tanti! Io ho solo un unico tatuaggio. Vuoi uscire qualche volta? Ti piacerebbe? Non credo. Ha funzionato perfettamente. Le regine indossano i gioielli rossi, giusto? Se fossi una reale ve li farei vedere io. A quanto pare la protezione solare funziona. Sempre se ti ricordi di metterla. Fa male persino respirare. Hai un aspetto orribile. Accidenti. Brucia. Lana, aiutami. Au!
Ti devi rinfrescare. Di' a mia madre che le voglio bene. Va tutto bene. Ma che cosa hanno i tuoi piedi? Hai portato a casa tutta la spiaggia. No, oh, porterai la sabbia ovunque. Se solo riuscissi a prendere le scarpe. No, non succederà. Au! È affilata. Aspetta un secondo. Potrei usare questa? Ci penso io. Questo sandalo sta per diventare uno scrub. Capovolgi la spazzola e metti della colla a caldo sul retro. Mettila su tutti i lati, mi raccomando. Quindi attaccala alla suola della scarpa. Metti qualche goccia di colla lungo il bordo e attaccaci sopra dei gioielli di plastica. Più colori ci sono, meglio è. Una volta fatto il tallone, hai finito. Ottimo! Mettile direttamente in doccia e fai scivolare dentro quei piedi sabbiosi. Adesso la sabbia andrà giù nello scarico. Questo sì che è uno scrub per pigri, perché i piedi puliti sono piedi felici. Oh, come farò a finire tutto? Ok, credo di aver capito. Stupida matita, dai! Oh, ma chi prendo in giro? Non so che cosa sto facendo! Almeno il caffè è forte, no? Ok, dai, concentrati! Oh, credo di saperla questa! Ce la sto facendo, dai! La risposta è la B. Sì. Altro caffè? Adesso va meglio. Oh, vedo tutto sfocato, accidenti. Non ho tempo di dormire, no. Tieni gli occhi aperti. Oh no, i compiti sono fradici. È un disastro. Sono così goffo, accidenti. Ma cos'è successo qui? Oh, poverino, vorrei poterti aiutare. Ma forse... posso! Dammi quella tazza, su! Questo coperchio ci sta perfetto! Così eviterai ulteriori incidenti, vedi? Dov'ero? No! Ehi, non si è versato niente! Lily è davvero fortissimo! E si mantiene caldo, wow! Se solo potesse risolvere anche questo problema. Riesco a sentirne l'odore, siamo vicini. Guarda un po', e sono tutte per noi. Sembrano buonissime. Non così in fretta. Niente caramelle, solo cose salutari, voi. Che noia. Niente caramelle, ok? Questo è ciò che pensa lei. Che c'è? Guarda, qui sotto. Perché mi ci impegno? Guarda che cosa ho. Oh, figo! Io ho la crema spalmabile al cioccolato. Bene, ma che mi dici della mamma? Non deve vedere lei. Ci penso io. Ehi, tesoro! Accidenti! Balliamo. Wow, papà è così ingegnoso. Comunque sì, adesso è la mia occasione. Prendo una banana e la metto qui. Pronto? Inserirò il tubo nell'altra estremità e lo girerò. Questo rimuoverà la polpa della banana. In questo modo. La vuoi? Beh, ci ho provato. Una cannuccia alla banana, deliziosa! Adesso riempiamo la banana. Metteremo la crema al cioccolato in questo scomparto. E adesso... spingo verso il basso la maniglia e poi toglierò la banana, che sarà piena di cioccolato. Tutto quello che devo fare è sbucciarla. Sembra così buona. Non posso mai resistere alle tue abilità da ballerino. Mi sento di nuovo come un adolescente. Brava ragazza che mangia la banana. Ha funzionato? Guarda un po'.
Oh, grazie tesoro! Tutte quelle mosse di danza sono state ripagate. Il tè caldo mi andrebbe, sì. E quello allo zenzero è il migliore. E via! Adesso come faccio a tirare fuori la bustina di tè? Ai, scotta! Devo riuscire a toglierla. Ma che strazio! Ok, passiamo ad altro. Toast con la marmellata in arrivo. Ma prima dobbiamo metterci il burro, che a volte può essere alquanto impegnativo. Stenditi! Questo pane è troppo morbido. No, non strapparti! Questa colazione si sta trasformando in un disastro. Beh, tanto vale mettere la marmellata. Mica sarà così difficile, giusto? Prima ne prendiamo un po'. Ah, sembra buonissima. E adesso è pronto. Ma è difficile da prendere. E adesso mordiamo! Oh no! Film spaventoso, eh? Oh, ah, scusa. Ehi, torno subito. Oh sì, le piaccio proprio. Ah, le cose stanno diventando bollenti lì dentro. Aspetta, dove sono i miei orecchini? Ah, mi sono dimenticata di metterli. Ecco, ora sto molto meglio. No! I miei orecchini! Ah! Sul serio? Lo farò sul serio? Oh, santo cielo! Oh, questo non è il mio orecchino! Aspetta, e questo? Ah! Cosa? Ma dai! Ehi! Oh. Che succede? Sono io? Nah. Cosa? Raccontami! I miei orecchini preferiti, vedi? Popcorn? No! Almeno ci ho provato. Aspetta, forse posso farci qualcosa! Hai un chicco di popcorn colorato? Appendilo a un gancio per orecchini. Dovrebbe andarci abbastanza facilmente, vedi? Ha funzionato! Ta-da! Che cosa? Per te! Oh, sono così belli! Anche leggeri! Sei il ragazzo più dolce del mondo! Ti meriti un bacio! Andate via! Woohoo! Una giornata in spiaggia! Oh, guarda laggiù! Andiamo a fare una nuotata! Sarà fantastico! Fa più freddo di quanto pensassi! Andiamo! Non vedo l'ora di entrare in acqua! È così fredda! Che cosa stai aspettando? Va avanti! Ok! Ok! Ciao, Betty! Era proprio necessario? Presa! Non è stato carino? Com'è divertente! Guarda che tiro! Allora vuoi giocare duro? Facciamolo! Ci sono! Au! Oh, scusami! Devo fare una pausa. Com'è caldo qui! Prendiamo qualcosa da bere. Ne ho così bisogno. Non riesco ad aprire la bottiglia! Forza! Userò i miei denti, ma non dirlo al dentista. Oh, mi arrendo. Che stai facendo? Come ci sei riuscita? Ok, ti dirò il mio segreto. Metti la bottiglia sulla sabbia. Poi avvolgi il laccio delle scarpe attorno al tappo e tira forte. Oh, ma è geniale! Che buon sapore. Grazie, Betty. Ops. Non l'ho fatto apposta. Qua. Mettono il dentifricio su un pomodoro. E ora ci mettono una ciotola sopra. Ma dai, guarda il pomodoro, è tutto gommoso. Che figo, voglio troppo provarlo anche io. Ok, vediamo cosa ci hanno dato. E vai, pomodoro, dentifricio, tutto ciò che mi serviva.
Non ci credo, ma cos'è quello? Bene, ora che è distratta do inizio al mio scherzetto. Sostituisco il suo dentifricio con questo tubetto di maionese. Non so cosa hai visto tu, ma io non vedo nulla. Ok, dai, iniziamo. Mettiamo il dentifricio sul pomodoro. Primo passo. Questo dentifricio non sa mica di menta. Ci sta cascando di brutto. Ok, il dentifricio dovrebbe bastare. E ora lo spalmo per bene. Mi sembra di lavarmi i denti se avessi i denti a pomodoro. Come sta andando a te? Bene, credo. Continua a passarci lo spazzolino. Ok, beh, dovrebbe bastare, credo. Questo dentifricio è un po' strano. Beh, che dici del tuo? Dovresti dargli un'occhiata e vedere se ha funzionato. Oddio, assurdo! Guarda com'è diventato gommoso! Lo adoro da morire! È stranissimo da toccare! Wow, guarda che succede se lo spremo! Dovresti farlo anche tu! Ok, va bene! Però non lo so, il mio sembra strano! Sto per farlo! Ah! Oh! Ups! Colpa mia! Ups! Che intendi? Mi hai fatto un bello scherzo! Passerò un pomeriggio senza telefono e so esattamente cosa fare! Ah? Mi sta chiamando Kevin! Quale scelgo? Beh, Kevin, immagino! Ehi, come va? Aspetta un attimo, ok? Oh, la mia caramella preferita! Ma che fortuna! Limone e fragola, l'adoro! Oh, quello era mio! Ora non lo voglio più! Beh, ora mi dispiace! Vedi questa palla di plastica? Aprila e mettici le tue caramelle preferite! Ora metti un goccio di colla a caldo! E attaccaci un bastoncino di legno! Poi incartala con la carta che preferisci. Ehi, Lizzy! Vorresti il tuo lecca-lecca? Che ne dici di due giganti? Sembrano maracas, non è vero? Ora sì che hai un motivo per ballare. Ed è tutto tuo! Ora non puoi mica essere arrabbiata! È il lecca-lecca più grande che io abbia mai visto! Aprilo! Ehi! Facciamo una pausa snack! Ci sediamo qui! Un po' di zucchero per tirarci su! Ci sto! Da quando è che non ti lavi le mani? Sono lerce! Che ci hai fatto? $1, che fortuna! Che bravo cucciolone! Oh, sono nuovissime! Ora pulite! Che schifo! Sara, no! Oh, scusa! Ne vuoi un pezzo? È un po' squagliato! Non può succedere! Scusa, puoi smetterla? Un attimo! So cosa fare! Se metto la bottiglia qui e ci faccio rotolare sopra la barretta, i pezzi si rompono senza nemmeno toccarli! Va fatto su entrambi i lati! Vediamo se ha funzionato! Apriamola un po'! Ta-da! Pezzi perfetti! Non toccarli, eh! Uno a te e uno a me. Strano, ma ok. È buonissima. Buon appetito. Oh mio Dio, oggi è finalmente quel giorno. Lo è, mi devo cambiare. Bene, e adesso inizia la mia vacanza. Oh, aspetta un secondo. La mia pianta. Non posso abbandonarla così. Oh, ma sono in ritardo, ciao!
che bella vacanza! Oh no! La pianta è morta! La mia povera piantina! Era la mia migliore amica! Abbiamo passato così tanto tempo insieme! Mi aveva persino aiutato col test! Era soltanto la mia immaginazione! Ma non posso lasciare la pianta senza cure mentre sono via! Questa bottiglia d'acqua mi aiuterà! Resta lì, pianta, torno subito! Farò solo un piccolo buco in questa bottiglia! E poi anche un altro laggiù! Ci siamo! Ci sono buchi tutto intorno alla bottiglia! Adesso devo soltanto mettere la bottiglia nel terriccio! Poi aggiungerò dell'acqua alla bottiglia! Questo piccolo imbuto mi aiuterà a mettere l'acqua! Così la pianta rimarrà umida e idratata mentre sono via! Bene, io vado in vacanza, piantina mia! Fa la brava! Adesso ti faccio vedere io! No, 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 no! Schiva, schiva! Eh già! E guarda questa! La mossa finale! Sì! Mi piace vincere! Nessuno mi può battere! Ah, quando vince è insopportabile! Pensa di essere bravo! Scommetto che ha barato! O ha usato qualche codice per barare! Mi fa arrabbiare così tanto! Aspetta! So io come vendicarmi! Ho lo scotch! Un pezzo bello lungo! Ora le forbici! Ma cosa ci fa un peluche qui? Sì, la mia invenzione è completa! Adesso diamo vita alla mia idea! Thomas! Che c'è? Vuoi la rivincita? Ehi, quello cos'è? Fermati! È per una gara di bevute! Prima sgancia! Ok, ecco qua! Ok! 3, 2, 1 e bevi! Devo solo bere più in fretta e vincerò io! Ma come fa a bere così velocemente? Devo succhiare più in fretta! Ci sono quasi! Fatto! Sì, ho vinto! E quindi a me i soldi! Ciao, vado a fare shopping! Come ha fatto a battermi? Ehi, ha barato! Ne avevo più di lei! Tina! Oh, ciao! Ah, un ragazzo! Ecco a te! Vediamo che posso fare... Ok... Cosa vedi? Le carte! Oh, figo! È tutto ok? Ok? Tranquilla, la sfera di cristallo dice tutto! Mostrami il significato dell'amore, sfera di cristallo! È così che deve succedere! Oh, le cose che ho visto! Devo andare! Aspetta, sento qualcosa! Sì, certo! Prendi un po' di resina epossidica e versaci un po' di colorante alimentare rosso. Poi mescola tutto per bene. Bello, vero? Poi versa tutto in uno stampo. E una volta che si è indurito, tiralo fuori. Non abbiamo ancora finito. Ecco, adesso la collana è pronta. Ed è tua. La adoro. È semplicemente perfetta. Oh, gli piaccio. Grazie! Divertitevi! Ciao, andiamo! Un altro giorno in ufficio. Ah! Ecco, prendi questa! Aspetta! Baciami, sei il mio più grande amore! Qua! Hanno una bustina di patatine, ora ci mettono dentro della roba. Pomodori, cipolle fresche, un po' di formaggio. Oh, è un uovo! Ora lo scuotono per bene. Non ci credo! Ma cosa? Lo fanno bollire!
È diventato un rotolo! Ora lo tagliano e poi lo intingono nelle salse! Ok, dobbiamo assolutamente provarlo! Sto morendo di fame! Oddio! C'è già una cloche pronta per noi! Aspetta, ma cos'è? Vediamo che c'è dentro! Una bella moneta! Scommetto che possiamo comprarci tutto quello di cui abbiamo... Ops! Ma no! Hai perso la moneta! Ok, va bene! Ora che facciamo? Aspetta! Mi è venuta una super idea! Aspettami qui! Io almeno non è arrabbiata! Aspetta, non ci credo! Un'altra! Ottimo, il pacchetto di patatine che ci serviva! Ok, devo trovare dei soldi. Non qui. Che odorino! Belle salate croccanti! Scusate, do un attimo un'occhiata qui! Oh, che buone! Che fame che ho! Scusate, servono più a me che a voi! Oh no, sta tornando! Nascondi le prove! Io è stato faticoso, ma ho trovato le patatine! Oddio, davvero faticoso! Anzi... Ok, ma ora siamo pronte, giusto? Certo che sì, aggiungiamo gli ingredienti! Formaggio e cipolla! E i pomodori, non li dimentichiamo! E ora rompo l'uovo nel pacchetto con cautela! Divertente! Ora chiudo la busta e gli do una bella agitata! E ora in pentola si cuoce! Oh no, non è un fornello questo! E ora come facciamo a cuocerlo? Ehi, possiamo scaldarla con le mani, così! Ah! Scotta! Veloce, dammi la pentola! Oh, ottimo lavoro! Ok, basta! Ah! Ma mi vanno ancora a fuoco le mani! Ok! Più! Molto meglio! Guarda, il nostro snack è pronto! Bellissimo! Tagliamo la fetta e per fortuna non ci serve il coltello! Aggiungiamo un po' di erbette! Che carino che è! Sei pronta per assaggiarlo? Secondo me è delizioso! Oh wow, buonissimo! Che idea geniale!